riparto da Pecoraro Scanio. Green economy per chi? Ci stanno espropriando la dignità, dice Peppino. Prego, Pecoraro Scanio. Il tema delle rinnovabili è che le rinnovabili, sia il solare sia l'eolico, devono essere realizzate in modo sostenibile. Quindi è chiaro che se io creo dei pannelli solari e li metto, abbatto un uliveto e ci metto tutti i pannelli solari, ho fatto un disastro anche se ho usato un'energia rinnovabile. Non è un caso che io avevo indicato, poi il governo cadde, ma le indicazioni erano molto nette. Bisognava usare il solare sulle coperture per sostituire l'amianto, ed è stata la più grande opera di sostituzione di amianto fatta in Italia, grazie al contributo per sostituire i tetti in amianto con impianti solari, e l'uso dei terreni agricoli doveva essere assolutamente marginale o addirittura proibito, come io suggerivo, perché d'altra parte fate il ministro dell'agricoltura, quindi conosco le sensibilità degli agricoltori. Sull'eolico in particolare sono stati fatti dei campi assolutamente, come dire, sproporzionati rispetto alla capacità di accoglienza del territorio. Oggi la soluzione migliore da criticare, su cui tra l'altro sono d'accordo anche le associazioni storiche ambientaliste, Legambiente, WWF, Greenpeace, sono che i grandi impianti vengano fatti offshore, quindi a 50 km dalle coste. Uno di questi, ce ne sono varie ipotesi, ovviamente con un'attenzione alla biodiversità anche a mare, quindi ci sono sistemi per tutelare. Cioè, si può fare in maniera sostenibile, quella non lo è, questo è il punto, Pecoraro Scanio. Certo, chiaramente okay. Se tu ne metti centinaia in una zona tutta concentrata, è chiaro che hai creato un problema, perché le rinnovabili per loro natura dovrebbero essere diffuse, allora, e consumate tra virgolette a distanza. No, la fermo e voglio sentire anche Chicco Testa aggiungendo, per esempio, che...